Forse ne avete già sentito parlare. L'oroscopo cinese è fatto, come quello occidentale, da 12 animali, ma sono animali completamente diversi. Forse sapete anche che non cambiano ogni mese, ma cambiano ogni anno. Oggi vi parlerò di questa particolarità cinese, dell'oroscopo cinese. Io sono Viviana Bertanza e dal 2018 lavoro per la Jinling Gold Foil come artista e come creativa. La Jinling Gold Foil è un'azienda cinese con sede ad Anchino, specializzata nella produzione di foglie oro, ma anche di oggetti di arredamento, di artigianato e oggettistica varia realizzata in foglie oro. La leggenda narra che quando il Buddha era in punto di morte, chiamò a sé le creature della terra e vennero in 12 animali. Essi furono tutti premiati in quanto il Buddha assegnò a ogni animale a una costellazione lunare. Il primo dei 12 animali a presentarsi fu il topo. E già qui le cose cominciano a essere un po' strane. Poi vedremo il motivo. Il topo fu odiato da tutti gli altri 11 animali. Questo perché arrivò prima con l'inganno. Infatti si aggrappò alla coda del secondo animale, superandolo poi nell'ultimo tratto di strada. Il secondo animale era il bufalo. Il bufalo, a differenza del topo, è invece conosciuto in Cina per le sue innumerevoli qualità, tra cui la gentilezza, la forza lavoro e la perseveranza. Quindi è un anno molto apprezzato, tant'è che c'è un'espressione cinese che vuol dire che si dice sei un bufalo per dire sei eccellente. Il terzo animale che arrivò a salutare Buddha fu la tigre. La tigre anch'essa è conosciuta come personalità, appartenente a delle personalità molto autoritarie, molto impetuose. E impersonifica proprio le caratteristiche di un leader. Il quarto animale fu la lepre. La lepre, che secondo alcune leggende viene sostituita dal gatto, che invece è assente, perché è stato ingannato anch'esso dal topo. Dopo la lepre segue l'impetuoso mastodontico drago. Simbolo della Cina per eccellenza. Il segno del drago è una delle più apprezzate dalla Cina, soprattutto nel caso di bambini maschi nati sotto il segno del drago. Subito dopo il drago arriva il serpente, che in cinese serpente si dice anche piccolo drago ed equivale al femminile di drago. Quindi femminile di drago sarebbe serpente. A seguire il serpente arriva il cavallo. Cavallo che in tutti i proverbi c'è sempre il duro lavoro, la testardaggine e il correre. Il cavallo è conosciuto anche per avere un'innata fiducia, soprattutto verso l'uomo, il fatto di lasciarsi guidare dall'uomo. Per arrivare resistente e impetuoso anche lui verso un risultato. Quindi non si arrende mai finché non arriva poi a ciò che vuole ottenere. La capra segue il cavallo. La capra in Oriente è visto come un animale ha una particolarità, cioè se in una famiglia tre generazioni dirette appartengono all'anno della capra, saranno tre generazioni estremamente fortunate. Questo perché la forza della capra non sta nella forza fisica, ma nella capacità di fare branco del gruppo. A seguire la capra è la scimmia. La scimmia è un animale molto simpatico, descritto come goliardico, come vivace, e quindi anch'esso è particolarmente apprezzato. Arriviamo ora al gallo, animale estremamente eccentrico e abbastanza presuntuoso.
A seguire il gallo ci sono gli ultimi due, che sono il cane, che è l'undicesimo animale che è stato premiato per la sua fedeltà. Infatti il cane si dice che fosse, appunto, essendo il penultimo, arrivato tra gli ultimi, perché fosse facilmente distratto da quello che incontrava per strada. L'ultimo animale, ancora più lento del cane, è il maiale. Il maiale è l'ultimo animale della costellazione lunare ed è estremamente apprezzato in Cina. Questo perché la felicità del maiale, secondo la tradizione, è molto basica, cioè consiste nel soddisfare i bisogni primari. Questa sua capacità di trovare la felicità così facilmente nelle cose semplici è una grande qualità in Cina. Al contrario, stranamente, in Giappone viene vista come un difetto. Quindi è interessante anche questa contrapposizione tra culture. Costellazioni lunari. Queste costellazioni lunari cambiano appunto da anno ad anno. Un anno può appartenere a un animale, come ad esempio quest'anno, il 2021, è l'anno del bufalo, che è il primo anno, che è il secondo anno, e l'anno prossimo sarà l'anno della tigre, e via dicendo. Indicativamente una costellazione dura 365 giorni, ma dipende sempre da quando viene festeggiato il Capodanno cinese, che all'incirca è a metà febbraio. Ad esempio, non tutti quelli nati nel 1990 appartengono all'anno del cavallo. Se sei nato tra gennaio, magari inizio febbraio, puoi appartenere all'anno del serpente. Bisogna un attimo vedere di anno in anno quando si è festeggiato il Capodanno, perché comunque si ha a che fare con la luna. Questo era tutto, spero che le opere in foglia oro vi siano interessate. Io lavoro per un'azienda che produce foglia oro e anche opere di artigianato, e pensate, per il mercato coperte sempre di foglia oro. Potete vedere tutte le nostre opere, i nostri vari canali di comunicazione nel box informazioni. Spero che il video vi sia piaciuto. Ciao!